Ancora una vittoria, la quarta consecutiva dopo il triplete dell'anno scorso. Riprendete da dove vi eravate fermati? Sì, abbiamo ripreso da dove ci eravamo fermati. Anche noi viviamo la giostra per volta, insomma, noi non è che guardiamo indietro, guardiamo al passato. Noi ogni giostra che andiamo a affrontare è come fosse 10 anni che non si portavano la città a casa. È questa fame che vi sta facendo ottenere questi grandi risultati, oltre al gran lavoro e alla grande preparazione, ovviamente. Sì, c'è un po' tutto dietro, però devo dire che noi abbiamo nel nostro DNA, sei ragazzi, io, Martino, la squadra tecnica, il capitano, sempre una grande voglia, una grande fame di vittoria. E poi c'è quel proverbio che dice la fame viene mangiando, e noi devo dire la verità, in questo momento abbiamo la pancia piena, ma sempre un grande appetito. E la stessa cosa la stanno dimostrando anche i quartieristi, che anche stasera hanno affollato completamente qua sotto la terrazza del museo. Sì, c'è grande euforia, c'è grande felicità. Non capita tutti i giorni di vincere 4 giostre consecutivamente, portando insomma poi con 10, 5, 5, 10, insomma il massimo di punteggi. L'avevamo fatto anche ad agosto, l'abbiamo sfiorata a settembre, quindi siamo andati vicino a giugno. Noi siamo preparati per fare 10 in giugno.